chiamiamo la dottoressa Michelini, che ci parlerà di quali prospettive ci sono per terapie come le onde d'urto, radiofrequenza e mesoterapia nel trattamento dell'ipedema. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'associazione Lio per questo invito. Io vi parlo di una proposta di trattamento effettuato all'ospedale di Giovanni Battista di Roma nelle pazienti affette da lipedema nei primi stadi di malattia. Dunque, per riprendere un po' dei concetti generali, lipedema è una malattia cronica dolorosa caratterizzata da un accumulo eccessivo di grasso sottocutaneo che si manifesta in modo sinedrico bilaterale a livello della regione di glutei, cosce, gambe, braccia e avambraccia, risparmiando mani e piedi. È caratterizzata da una scarsa risposta alle diete ipocaloriche e all'esercizio fisico. I dati che abbiamo in letteratura sono molto discordanti, perché se studi più datati la definiscono una patologia rara, altri più recenti ne indicano una prevalenza nella popolazione femminile fino al 15% al terzo stadio di malattia. E questo dipende in parte da un problema di overlap nella diagnosi con altre condizioni morbose, prima fra tutte l'obesità, sia dai molteplici sinonimi e termini utilizzati per definire questa condizione, ma che in realtà non fanno altro che creare grossa confusione nella sua identificazione. Dal punto di vista eziologico appare ormai chiaro il ruolo ormonale, data la netta prevalenza nel sesso femminile e l'insorgenza di questa patologia in fase della vita della donna in cui è massima la produzione di estrogeni, come la pubertà e la gravidanza. Appare ormai chiara anche la predisposizione genetica, data la particolare ricorrenza in alcuni nuclei familiari, e ormai resta sempre più chiaro l'aspetto metabolico che va ad influenzare quelle che sono le caratteristiche cliniche di questa condizione. Appunto, per ribadire gli aspetti che identificano la patologia, oltre all'accumulo simmetrico bilaterale di grasso sottocutaneo, il tipico segno della cuffia o del calzino o della coppa a livello di polsi e delle caviglie, l'acuta appare fredda con noduli alla palpazione, ridotta elasticità cutanea. Secondo questa survey inglese del 2015, fino al 90% delle pazienti sembrano sperimentare su di esse il dolore tipico della patologia, che diciamo, si esacerba soprattutto nei fasi finali della giornata, quindi a sera, i facili sanguinamenti, quindi le ecchimosi spontanee, i segni e sintomi dell'insufficienza venolinfatica e, come più volte ribadito nella giornata di ieri, l'associazione con ipermobilità articolare. Ecco, più chiare le complicanze, le comorbidità associate, l'obesità prima fra tutte, con cui rientra in diagnosi differenziale, il sovraccarico sulle articolazioni, in particolar modo quella di ginocchio, induce la comparsa di iconartrosi e non per ultimo purtroppo la comparsa di disturbi mentali, tracuglianza e depressione. Sempre secondo questa salve inglese, fino all'87% delle pazienti hanno una compromessa qualità di vita. La stadiazione clinica prevede tre stadi fino ad arrivare a un terzo stadio severo o quarto stadio, che si configura nella forma dell'ipolinfedema, e una classificazione topografica che distingue cinque tipi di lipedema a seconda delle aree affette. Ma veniamo all'approccio diagnostico e terapeutico. Dunque, allo stato attuale non esistono linee guida o documento di consenso validate che ci indichino quali siano i più corretti approcci diagnostici e terapeutici della patologia. E questo dipende anche dal fatto che questa è riconosciuta dalla WHO, cioè dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non come patologia, ma come purtroppo ancora come condizione. Nonostante questo, rimangono pilastri fondamentali per la diagnosi, l'anamnesi personale, con particolare riferimento all'anamnesi familiare, l'esame obiettivo volto soprattutto a discriminare i segni e sintomi di malattia e differenziarlo da altre patologie che interessano gli edemi degli arti inferiori soprattutto, e poi le indagini strumentali che fungono da supporto per la diagnosi, per la stadiazione, che ad oggi vengono utilizzati anche a scopo di ricerca sugli stessi pazienti. Gli obiettivi della terapia sono molteplici, in particolar modo la gestione del dolore, ridurre l'edema, ridurre l'infiammazione, migliorare la disabilità a cui queste pazienti vanno incontro, prevenire la progressione della malattia attraverso un adeguato regime ipocalorico e l'esercizio fisico, migliorare sicuramente l'aspetto estetico e fornire un adeguato supporto psicologico a queste pazienti, il tutto con il fine di migliorare la loro qualità di vita. E quindi, come ribadito più volte anche dai colleghi precedentemente, è necessario un ampio spettro di interventi specifici e multidisciplinari finalizzati al miglioramento appunto della qualità di vita di questi pazienti.
E quindi quali armi abbiamo a disposizione? Allora, sicuramente esistono due tipi di approccio all'ipedema, un approccio conservativo e un approccio chirurgico, ma gli stessi documenti di consenso e linee guida che abbiamo a disposizione non ci dicono né come né quando intervenire. Ed ecco qui che entra il paziente nella sua centralità e quindi dobbiamo tenere in considerazione il grado di dolore, la disabilità, la presenza di comorbidità, la compliance stessa al trattamento, esso che sia chirurgico o conservativo, le eventuali complicanze a cui i pazienti vanno incontro, le risorse economiche di ciascuno e non per ultima la volontà di pazienti, perché molte di queste il giorno successivo alla diagnosi si farebbero operare dal chirurgo, altre invece preferiscono rimandare ovviamente questo tipo di scelta. Vi parlo della nostra esperienza. Noi abbiamo trattato 30 pazienti affetti da ipedema al primo e secondo stadio clinico con un approccio conservativo combinato di radiofrequenza, un dedotto radiale, mesoterapia e terapia decongestiva complessa solamente al termine di questi tipi di trattamento, con un protocollo di 2 volte a settimana per un numero totale di 10 sedute. La radiofrequenza è una forma di energia elettromagnetica ad alta frequenza che va a riscaldare i tessuti. In questo modo l'energia elettrica viene convertita in energia termica e va a scatenare una serie di reazioni all'interno della cellula, prima fra tutte l'induzione della lipolisi indotta dalle catecolamine. I trigliceridi liberati dalla lipolisi indotta dalla radiofrequenza vengono ad essere rimossi in parte dalle montorie renali e in parte dal fegato, dove vengono combinati in lipoproteine. Proprio per questo controindicazioni assolute al trattamento sono l'insufficienza renale e l'insufficienza epatica. E ancora raccomandazioni prima di intervenire in questo senso, seguire una dieta ipolipidica nei giorni precedenti il trattamento e bere almeno 1 litro, 2 litri e mezzo di acqua nelle giornate precedenti. Il protocollo prevedeva l'utilizzo di radiofrequenza a 20-40 kHz di energia per circa 2,5 watt per centimetro quadrato. A seguire terapia con onde d'urto radiali. Dunque, le onde d'urto radiali sono delle onde acustiche che a contatto con la cute vanno ad avere una serie di effetti biologici che in letteratura ormai sono appurati, primo tra tutte l'induzione di neangiogenesi, rigenerazione tissutale, riduzione dell'infiammazione locale con riduzione del dolore. A livello del sistema linfatico si sono dimostrate efficaci nel ridurre l'edema linfatico, promuovere la linfangiogenesi. I primi studi sulla patologia dell'ipoderma sono stati condotti dai collaboratori di SIMS nel 2005, dove hanno dimostrato che le onde d'urto applicate sull'ipedema vanno ad avere una riduzione dello stress ossidativo e migliorano la biomeccanica di cute e tessuto. Il nostro protocollo prevedeva il trattamento con 2 atmosfere e 300 colpi minuto per un totale di 4.000 colpi a sessione. A seguire la mesoterapia. La mesoterapia è una tecnica mininvasiva che si basa sull'iniezione intradermica di sostanze o farmaci che vanno ad avere un ruolo in questo caso di attivazione del sistema linfatico, quindi vanno ad avere una funzione coadiuvante del drenaggio linfatico. Infatti gli acidi grassi che vengono liberati dalla lipolisi indotta dalla radiofrequenza devono essere rimossi dalla matrice extracellulare, altrimenti sarebbero motivo di infiammazione locale. E l'utilizzo di queste sostanze, in particolar modo vasoattive e antiedemigene, va ad avere questa efficacia, questa funzione di coadiuvazione del sistema linfatico. E il nostro protocollo prevede 3 fiale per arto per un totale di 6 fiale per totale di seduta. Al termine di questi trattamenti, sottolineo solamente al termine, quindi mai in monoterapia, drenaggio linfatico manuale per rimuovere ancora i fluidi in eccesso che si sono creati dai trattamenti precedenti e applicazione di un bendaggio anelastico multistrato con conseguente prescrizione di calza elastica a maglia piatta con compressione tra i 20 e i 25 mm di mercurio. I nostri risultati sono stati molto soddisfacenti in quanto abbiamo ottenuto una riduzione del dolore a livello della scala VAS passando da un punteggio di 6.7 a 1.3, riduzione della circonferenza media degli arti inferiori presa a livello del terzo medio prossimale distale di coscia e gamba, pari a circa 3 cm per quanto riguarda la circonferenza di coscia e quasi 2 cm per quanto riguarda la circonferenza di gamba e una riduzione dello spessore soprafasciale pari a 32% per quanto riguarda la regione trocantarica che è stato il nostro repere per quanto riguarda la coscia e 27% per quanto riguarda il malleolo mediale, punto di repere invece per quanto riguarda le misurazioni prese per la gamba.
Quindi quali sono i messaggi da portare a casa? Il diabete è una patologia cronica dolorosa. Una corretta diagnosi è necessaria per non incorrere in trattamenti sbagliati e molto spesso non risolutivi, che possono essere motivo di frustrazione e senso di impotenza per le pazienti che vi si sottopongono. È necessaria una diagnosi precoce e valida proprio per evitare l'evoluzione clinica della patologia. Grazie per l'attenzione.